La Caterina, so che vuoi dire Martina. Qualcosa anche su quello che... Martina, che ho chiamato Caterina, scusami. Non preoccupare. No, perché Caterina avevo in testa, visto quello che sta accadendo lì a Trieste. Siamo... Vuoi dire qualcosa? No, sono molto dispiaciuta, perché va bene la tolleranza, va bene la libertà, ma la violenza provoca solo altra violenza. E quindi liberi di non vaccinarsi, ma in un contesto umano, in un contesto sociale differente. E si diceva che questa pandemia doveva migliorarci, però non mi pare che sia avvenuto. E il Papa dice: da questa pandemia non si esce, quindi o usciamo migliori o usciamo peggiori, sta a noi decidere come vogliamo e cosa vogliamo diventare. È un'occasione per scegliere chi diventare. È un'occasione per fare un cambiamento, un'evoluzione, un miglioramento. Si parla di sostenibilità ambientale, ma penso che prima forse serva la sostenibilità sociale. Beh, mi piace molto questo. Caterina Colombari. Allora, Caterina è qui per il podio della vita. Chi sono questi signori? Ce li presenti? Ma sono bellissimi! Bellissimi, io sì. Io devo tutto. Chi sono? A loro! Mi metto qua. Molto lieto. Ah, eccola qui. Il mio papà, no, la mia mamma e il mio papà. Mamma? Mamma Delfina. Delfina, papà? Maurizio. Ma sono giovani. Sì, sono giovani, sono vieni, stati... Vieni, accomodiamoci, vieni. Mi hanno avuta da... Martina. Ragazzi. Continua a chiamarla Caterina, mi hanno detto. Ti piace Caterina? Mi sono un po' preoccupato per Caterina. Mi ricordo la Caselli come Caterina. La prima Caterina e quindi mi fa anche piacere. Papà e la mamma sono giovani. Sono molto giovani, sono molto belli e sono molto orgogliosa di essere loro figlia. E adesso da madre capisco la difficoltà di essere genitori, perché la mamma e il papà sono il babbo, perché in Romagna noi lo chiamiamo il babbo. Sì. Sono molto diversi e io credo di essere esattamente un mix di tutti e due. Cosa hai preso da mamma e da papà? Allora, da mamma sicuramente la bontà e il farmi in quattro e anche in otto per gli altri, forse fin troppo. Dal papà... Qualche volta uno si chiede, forse sono troppo per gli altri, sì, perché no? Poi diventi quasi fastidiosa, diventi quasi... come ti posso dire? Non lasci libertà all'altra persona, okay. Diventi quasi invadente, diventi quasi petulante. Cioè, la generosità, la bontà e l'aiutare l'altro a volte viene... Sì, perché male. Devi capire che c'è anche un limite, no? Perché poi metti anche un po' d'ansia con questo atteggiamento. Sì. Ma sei un po' ansiosa e, tu? E io un po' da lei ho preso, nonostante io la sgrido, da figlia la sgrido, perché tanto noi figli non siamo mai contenti. E poi si diventa un po' genitori. E alla fine si replica quello che hai ricevuto, no? Sì. E invece da papà, nel suo essere un po' pittoresco... Sì. Perché qui non lo si vede, ma è pieno di tatuaggi, ah. È un papà molto smart, molto, molto figo, sì. Sì. La sua leggerezza, che non significa mancanza di profondità, assolutamente. Per lui è stato più difficile essere padre, perché essendo così giovane, come dicevi tu, sì. Non era facile. Quanti anni avevano quando tu sei nata? 17, il papà una ventina. Quindi sì. Bello adesso però avere genitori. Ci siamo, allora, giovani. Con mio papà ci siamo ritrovati di più adesso in età adulta. Ah. E perché io ho fatto un passo indietro, nel senso ho accettato quelle che erano state le sue difficoltà, forse. Non è che gliel'ho mai detto, se mi sente. Perché ho accettato quelli che erano i suoi difetti, le sue difficoltà, le sue mancanze, che abbiamo tutti. Certo. E quindi ho capito che... Ma rispetto che... alla tua professione? No, rispetto al rapporto proprio papà-figlio, papà-figlia, soprattutto in età, nell'età delle elementari, delle scuole medie, quando costruire un rapporto è difficile, certo. Se sei un papà giovane. E ho capito che invece l'accoglienza, l'accettazione, ma anche la comprensione, però l'ho scoperto in età più adulta. Tua, nei suoi confronti? Sì. Cioè, sei stato tu a doverlo accogliere, cioè a capire un po' le sue debolezze. Ad andargli incontro, perché sembra un duro, ma sembra. E invece la mamma è molto morbida, è molto buona, è molto... Però adesso hai ritrovato anche papà, sarà molto felice sì, di sentire queste parole. Assolutamente. Senti, proprio i genitori,
Mi ha colpito molto un'intervista di Emily Ratajkowski, che è una modella, se l'ho pronunciato bene non lo so, però è una modella famosissima. Quello sì, l'hai pronunciato giusto. Dicevo, Caterina, Martina. No, dicevo, ha detto una cosa, insomma, un po' complicata forse, però mi ha colpito. Ha detto, io pensavo con la mia bellezza di emanciparmi, no? Cioè di essere io che comandavo il gioco. I miei genitori me lo dicevano, mia mamma me lo diceva. Tu comportati così, tanto sei bella, insomma, dominerai un po' gli altri. Invece lei ha detto, mi sono reso conto che in realtà sono sempre gli altri. Finché io metto in mostra la mia bellezza, sono sempre gli altri a comandare. Non sono davvero emancipata. Tu che sei una donna bellissima e che hai fatto una carriera importante, stai facendo una carriera importante, sei stata Miss Italia, sappiamo tutti. Pensi anche tu questo, e i tuoi genitori come si sono rapportati rispetto a questo, rispetto alla tua bellezza, al lavoro che hai fatto? I miei genitori non mi vedevano bella finché io non ho vinto Miss Italia, nel senso che per loro ero la Martina di Riccione, la loro certo. figlia. E hanno sempre cercato di tenermi molto coi piedi per terra. Mi hanno seguito in quello che poi è stato il mio percorso, la mia carriera. Non mi hanno mai ostacolata. Mai ostacolata. No. Ogni tanto la classica frase, sappi che potrebbe finire tutto da un momento certo. all'altro, piuttosto che ricordati che non è che piove sempre sul bagnato, certo. proprio perché cercavano di proteggermi. Certo. No? Di... Preparati al peggio per stare per esatto, vivere esatto. nel modo però giusto io non la ho tua... avuto mai la sensazione di Emily di quanto la gente approfittasse della mia bellezza. Dipende a te come utilizzare questo strumento, perché alla fine è un... Non che sia un talento, una capacità di fare qualche cosa, però è comunque un dono, è una dote. Lo diventa un talento, nel senso sapersi mantenere in forma, cioè è un lavoro anche fa quello. Parte gioco, fa parte del gioco, va benissimo. Tanto arriva sul podio qualcun altro, il podio della tua vita. Era un po' più piccolo di come è un po' adesso. Più, vieni, mettiamolo pure. Ah, già qua, non l'avevo visto. Non sarà allora, molto felice di questa foto lui, Come si chiama? Si chiama Achille, ma adesso è 1,85, non ha più l'apparecchio ai denti e non si veste più in questo modo. Scusa, Achille. Non c'entro io, sì. No, l'abbiamo scelta noi, esatto. Devi tornare a casa, Martina. Allora, lui perché sta sul podio della tua vita? Vabbè, tuo figlio. Beh, perché a me gli autori hanno chiesto chi sono le persone più importanti alle quali tu devi tanto nella tua vita. Allora, forse in ordine di importanza avrei messo prima i miei genitori, poi mio marito e poi Achille. Perché sì. se io non avessi incontrato Alessandro, Achille non ci sarebbe stato. Certo. O meglio, sarebbe stato Simone, Antonello, certo, non lo so. Certo. Però lui è il frutto del nostro amore. Lui non esistono cocktail non magici, le ricette del lungo amore. No, io credo solo che esista una voglia di creare insieme un futuro, una voglia sì. di rivedersi fra 20 anni davanti a un camino con un libro e una camomilla in mano. Ma che bello. Ancora sul podio è... Hai messo sul podio tutte persone della tua famiglia, insomma, non poteva mancare, vieni, non poteva mancare un grande campione e adesso un grande campione come commentatore, perché lo apprezzo moltissimo per il suo equilibrio, ed è Billy Costa Curta. Eccolo qua. Alto, senti, ma poi li posso portare a casa? Certo, okay, li metti in cameretta. Che sono bellissimi. Eh sì, l'amore della mia vita, proprio ieri ci siamo confrontati su un periodo che stiamo vivendo un po' complicato e ci siamo detti per fortuna che dall'altra parte lui mi ha detto ci sei tu e io gli ho detto ci sei tu, nel senso che comunque quando hai a fianco una persona sulla quale poter contare, con la quale condividere, con la quale, non so, che ti sostiene, che ti prende per mano e ti fa sentire che c'è. Ok. Complice, sì, soprattutto. Complice, ma che rispetta anche molto i tuoi spazi, perché l'altra sera tornavamo dal cinema e mi dice: io lunedì ho qualche giorno libero, vorrei andare a giocare a padel, vieni con me, mi ha detto un posto, gli dico: guarda, io devo lavorare, mi spiace non prendertela, però sono appena stata a casa col Covid 10 giorni, quindi tante cose si sono rimandate. Come stai adesso? Sto benissimo, benissimo per fortuna, benissimo. Grazie al cielo sto bene, sì, sì. E gli ho detto: vai serenamente. E allora da lì abbiamo preso lo spunto per dire che non sono tante le coppie, saranno un 10% forse, sì, no? Che accettano questa libertà. E che soprattutto
stimolano anche l'altro e non sì. si sentono in colpa, non sono gelosi, dove c'è un'accoglienza, una fiducia. Che dipenda dai singoli, cioè quanto stanno a posto con loro stessi, no? Quanto si sentono centrati. Sì. Quindi non cerchi nell'altro di coprire le tue mancanze. Io ritorno sempre a parlare di un equilibrio. Sì. Con se stessi, con se stessi e con gli altri, assolutamente, sì. Quindi quello è fondamentale, quello è fondamentale. Essere voi liberi e però trovarvi sempre, questo rinnova sempre il rapporto. E comunque è dalla famiglia che parte sempre tutto, quindi è da questo il podio della vita, bellissimo, di Martina Colombari. Vieni Martina, perché sai che c'è un gioco adesso, Va bene. Vieni. Dove vado? Perché voglio, visto che sui social, insomma, ultimamente c'è avuto da fare, mi sembra. Ma questi social si amano e si odiano, un po' come diceva Catullo, no? Odi e t'amo. Odi e t'amo per i social? Dimmi la tua un po' su questo. Dove ma vado? Accomodati pure sul podio, dimmi la tua. Dimmi la tua. Ecco qua. Ti dico la mia. Wow. Allora, il gioco... quello che abbiamo inaugurato la settimana scorsa, sappiamo che sui social, tu dici, hai citato Catullo, però sui social è così, bisogna essere bravi di solito ad avere sempre un'opinione su tutto, no? Qualsiasi cosa, esce la notizia e bisogna... Sai, sono un ottimo strumento, bisogna saperlo utilizzare nel migliore dei modi, no? Quindi piacciono, non piacciono, servono idee sui social e invece spesso ci sono polemiche, critiche... E un po' anche di violenza verbale. Un po' di cattiveria, sì. Primo post da commentare, prima notizia. Sono una donna e voglio pagare anche io il ristorante. Eccolo qui. Agostina Gandolfo, moglie del giocatore dell'Inter, Lautaro Martinez, ha detto: ma perché ai ristoranti portano alle donne un menù senza prezzo, come se fosse scontato che deve pagare l'uomo? Che ne pensi? No, io trovo che sia giusto. Noi... abbiamo un conto in comune, io e mio marito, poi io ho un mio conto, lui ha un suo conto e a seconda di quello che si deve comprare, gestire, ci organizziamo di conseguenza. Io non credo che si debba travestirsi da uomo per sentirsi donne. Quindi... eccoci qua, non travestiamoci da uomini. Assolutamente dice. No, per essere credibili, per avere uno stipendio alla stessa altezza degli stipendi maschili, io voglio essere donna, ma voglio avere le stesse possibilità che hanno gli uomini. Pronto, scriviamo. Seconda, basta spiccioli per le offerte. Fedeli, siate più generosi. A Giussano... alle porte di Milano il parroco ha scritto: ragazzi, insomma, mettete non solo spiccioli ma anche qualche banconota. Erano un po' tirchi, erano? Non pare di sì. Avevano un po' la manina corta, il braccino corto. Sì, un po' braccino. Ma guarda, io vado spesso a messa da Don Paolo a Milano, un prete meraviglioso, e se riuscite a trovare il vostro padre spirituale, il vostro parroco di fiducia, è veramente un valore aggiunto per la vostra vita. E quindi se questo prete ha scritto questa cosa, evidentemente bisogna essere un pochino più generosi. Ok, terza notizia, ancora nel calcio siamo. Antonio Conte, allenatore anche in camera da letto. Adesso non voglio indagare sui vostri vissuti, però Antonio Conte, il nuovo allenatore del Tottenham, ha detto bisogna fare il meno sforzo possibile con le mogli in camera da letto prima delle partite. Niente performance eccezionali, andateci piano perché il meglio lo dovete dare sul campo. Martina, la tua. Allora, se sono single, hanno troppe fidanzate, fanno troppe scappatelle, se sono sposati non va bene che consumino in casa, cosa volete da questi calciatori? Allora, devo dirti che io quando mio marito andava in ritiro ero tranquilla, nel senso che comunque avevi a disposizione di tuo marito tutta la settimana, non era proprio necessario farlo la sera prima di un derby. Non a caso Costa Curta è diventato un grandissimo campione, non so se c'entra questo. Anche longevo. Ha giocato fino a quanto? Però ragazzi, fate l'amore, perché sennò... Eccolo! Quarta notizia, penultima. Grazie di tutto Angela Merkel, Macron, lei ha ricevuto la Legion d'Onore, eccolo qui, grazie di tutto, e a un certo punto si sono abbracciati, rompendo ogni protocollo. Beh, ma lui ha sempre avuto grande stima di questa donna. Guarda, questo è il video, guardiamo un attimo perché il momento... Eccoli qua, questo abbraccialo, che è carini. È molto vero poi, è sincero. Sì. C'è verità, poi, insomma, c'è verità. Angela si sarà sentita a suo agio, insomma, anche perché, sai...
lui è con Brighetta, più o meno nella stessa età, quindi forse sarà anche per quello. Dai, ci sono sentiti a loro agio. È solamente un numero, dai. Brava. La vediamo solo sulla carta d'identità, diciamo così. Assolutamente. Quinta e ultima, 3 anni di ferie regalati da tutti per assistere il figlio. Eccola qui, 3 anni di ferie. Questa signora, che è la mamma di Brian, che purtroppo è rimasto paralizzato nel 2018 dopo una caduta, come poteva fare ad assistere il figlio? L'unico modo era che qualcuno regalasse lei delle ferie, che si può fare per la legge, per poter stare vicino al figlio. Questi sono gli angeli che dal grande cuore. Io ho scoperto il volontariato e la beneficenza, e sono i piccoli gesti a fare la differenza. Il sorriso di questo ragazzo va a ringraziare tutte le persone che gli stanno aiutando, e la gente si ricorderà di noi non per quello che abbiamo detto, ma per quello che avremo fatto. Quindi Martina Colombari.